Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questo bellissimo incontro che aspettiamo da tanti anni. Vorrei iniziare, prendo l'iniziativa, facendo un applauso a Gaetano Coccimiglio, perché è stato uno dei promotori, se non autore, del piccolo vocabolario del Piano Pugliese. Passo subito la parola al sindaco. Sì, buonasera a tutti. La partecipazione importante di stasera dimostra l'importanza di quello che stasera si presenta alla comunità. Grazie ai presenti anche dei paesi vicini. Ringrazio Marco Marchese per la presenza e ringrazio Gisa per avermi passato la parola e per l'invito, professore Medaglia e professore Ucci. Stasera si presenta alla comunità il vocabolario aiellese. Un'opera importante perché si riesce a regalare alla nostra comunità quelle che sono state le nostre radici, e io la reputo importante e faccio veramente i complimenti a chi è stato promotore, e mi unisco a quello che ha detto Gisa, che è stato Coccimiglio, al professore Pucci e al professore Medaglia per essere stati i fautori di questo vocabolario importante, scritto in modo eccellente. E rappresenta la radice, come dicevo prima, della nostra comunità. Ecco, riusciamo a dare alle nostre generazioni, ai giovani, quello che è stato il nostro passato, perché dobbiamo ricordarlo, lo ricordo prima a me stesso, non ci può essere futuro se non si ricorda il passato. Quest'opera stasera che viene data alla comunità, viene concessa la possibilità di leggere quest'opera, rappresenta un'importanza, come dicevo, che si lega al lavoro che stiamo portando avanti anche come amministrazione da almeno un anno, quello della valorizzazione della nostra cultura e del nostro borgo. Abbiamo iniziato a valorizzare il nostro borgo, abbiamo iniziato a restaurare il nostro castello, che sicuramente siamo ancora agli inizi e serviranno ulteriori risorse, però abbiamo iniziato e abbiamo inserito un tassello importante, come lo è l'inizio del recupero della nostra chiesa delle Madonne delle Grazie. Un'altra opera importante che rappresenta il fiore e l'occhiello della nostra comunità. Io non voglio dilungarmi, serve questo alla comunità, vivere il nostro borgo e far vivere a chi viene a visitare il nostro borgo quello che rappresenta l'importanza. Quindi, prof, io mi complimento con voi per l'eccellente e brillante opera che stasera presentiamo alla comunità. Mi auguro ci possano essere ulteriori percorsi di questi, e io sono onorato stasera di poter partecipare a questa presentazione. Ho fatto di tutto per esserci, nonostante mi trovavo distante, per onorare questo invito. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a chi ha redatto quest'opera brillantemente e in modo egregio. Grazie. La promessa fatta al mio carissimo amico Gaetano Coccimiglio, che adesso ci ha lasciato, ha influito notevolmente sulla decisione di pubblicare questa nuova raccolta. Io ed Eugenio avevamo solennemente promesso a Gaetano, forse su richiesta, perché Gaetano voleva promesso questo. Abbiamo promesso che avremmo continuato il lavoro e che avremmo arricchito il vecchio testo. All'inizio, devo dire il vero, io non ero tanto d'accordo. Pensavo che la prima edizione fosse già una raccolta sufficiente. E anche perché, lo dico onestamente, io professionalmente lontano dagli studi linguistici, dagli studi di filologia, di glottologia, pensavo che un'altra mia invasione di campo sarebbe stata del tutto inopportuna. Ma c'è sempre un ma. L'insistenza di questo signore, l'affettuosa insistenza di Eugenio Medaglia, mi ha fatto cambiare idea.
E allora, dopo ripensamenti, tentennamenti, abbiamo deciso di aggiornare, di approfondire e di integrare il nuovo, il vecchio lavoro. E il vecchio lavoro, il vecchio vocabolario è stato corretto, rivisto, integrato. Come? Ecco, con ricerca, con la ricerca. Abbiamo dato voce a conoscenti che ci hanno aiutato notevolmente. Quindi la ricerca è stata basata soprattutto sulla mia memoria, sulla memoria di Eugenio, sulla memoria dei collaboratori, di cui poi parlerò, delle persone continuamente intervistate da Eugenio e da gente che spontaneamente ha voluto dare il suo contributo. Voglio subito ringraziare costoro, coloro che spontaneamente mi hanno aiutato. Mi riferisco all'amico che non c'è più di Malta, Giulio Di Malta, che mi ha fornito un elenco di nuovi vocaboli, e al dottor Adolfo Civitelli, ex medico chirurgo dell'ospedale civile di Cosenza, che è venuto di proposito ad Aiello a cercarmi per consegnarmi un elenco di parole da inserire nel vocabolario. La ricerca è stata faticosa ma fruttuosa. Devo dire che sono stati recuperati tanti nuovi vocaboli, tanto da ritenere, ritenere necessaria una seconda pubblicazione. Ecco, tutto qua. Qual è lo scopo di questa nuova pubblicazione? È subito detto. Lo scopo è sempre quello: riunire, tenere insieme un patrimonio lessicale che altrimenti rischia l'estinzione. Abbiamo pensato che il dialetto sta morendo lentamente e che andava salvaguardato. Allora, guardate un po', il dialetto sta subendo un processo di trasformazione che sembra inarrestabile e irreversibile. I ragazzi, i giovani non lo parlano più, e quindi quando i giovani sono il futuro, quando i giovani decidono una cosa è fatta, il vocabolario è destinato a finire, a morire. E allora scriptamente abbiamo scritto questo vocabolario per salvaguardare il nostro patrimonio lessicale. Veramente abbiamo un altro scopo, è quello, il vocabolario vuole essere un invito a parlare in dialetto. È una parola, è difficile parlare in dialetto, difficile, non ci sono più le condizioni di parlare in dialetto, neanche in famiglia. Io trovo difficoltà a parlare con i miei figli in dialetto perché i figli non capiscono bene le parole dialettali. Diciamo alla fine, purtroppo ci dobbiamo complicare. Io avevo suggerito, cerchiamo di parlare almeno quando siamo tra amici, conversando tra gli amici, quando siamo tra le mura domestiche. Io tra le mura domestiche parlo sempre in dialetto. Però i ragazzi non sono più disponibili come una volta. Questa era una buona occasione. Questa qua potrebbe essere una buona occasione per richiamare alla mente, per invitarvi a parlare in dialetto. Può essere un invito a parlare in dialetto, anche se è molto difficile. E una domanda adesso sorge spontanea. Vabbè, adesso hai introdotto un nuovo vocabolario, hai introdotto questo, il vocabolario è completo? La risposta è no, assolutamente no. Sono tante le parole che sono andate perdute,
dialetto Vidamu. Vidamu. Vidamu è c'è inserito. Allora, che stai dicendo? Non è completa assolutamente, sono tante le parole che sono andate perdute, che, non ci, non stanno, che sono fuori uso, è impossibile recuperarle tutte. Fare un censimento completo è impossibile, però anche se mancano molte parole, questa è l'ultima volta che sottoscritto. L'ho fatto solo per diletto, anche Ruggeri ha fatto per me. Ah, io mi sono dimenticato di parlare dei collaboratori. Io ho avuto anche dei bravi collaboratori, 3 o 4 collaboratori, adesso non ricordo se sono 4 o 5, non lo vedo, colti, intraprendenti, disposti a lavorare, che mi hanno aiutato in modo incredibile. Facci i nomi. Gisa Guidoccio. Bruno Pino, Maurizio Rossi, oriundo, ecco Maurizio Rossi, il nipote di Gaetano, che andò in Liguria quando era ragazzino, ma è rimasto molto ma molto legato alla nostra terra, è rimasto molto legato al dialetto, è un cultore del dialetto, del nostro dialetto. Il Verù è venuto di proposito ad assistere alla presentazione del libro. Ecco, allora, adesso chiariamo un'altra cosa. Il vocabolario è stato scritto da aiellesi per gli aiellesi, e quindi c'è qualche difettuccio nel vocabolario. Qual è questo divertuccio? Non tutte le frasi, non tutte le frasi che sono state riportate nel vocabolario sono state tradotte, però sono di facile comprensione, insomma, non è che per motivi di spazio abbiamo pensato di evitare la traduzione di tutte le frasi inserite. E abbiamo un po' trascurato, devo ammetterlo, la fonetica. Sulla fonetica io ho ricevuto le prime obiezioni, le prime critiche, forse giuste. Hanno obiettato che il libro andava corredato da un documento sonoro. Ma lo so che cosa, io ho riportato la frase proprio che mi è stata detta, un documento sonoro. Ma quando sono, ho pensato a un dischetto, a qualcosa su cui registrare la lettura del vocabolario, perché questo sostengono ed hanno ragione che l'accento, la cadenza, l'intonazione siano elementi necessari per distinguere un linguaggio, per distinguere un dialetto. Purtroppo questo documento sonoro non l'abbiamo, non l'abbiamo. Andiamo a mangiare, senza suono, a musica lenta, purtroppo è così. Adesso vorrei chiarire un'altra questione, vorrei parlare di come è organizzato il volume. L'organizzazione del testo ricalca un po' quello precedente, e cioè il vocabolario è diviso in 2 parti. La prima parte è dedicata al lessico, la seconda parte è dedicata ai modi di dire, ai proverbi. I proverbi sono divisi in capitoli per argomento, sono 12 capitoletti, e poi ci sono i modi di dire. La prima parte invece è dedicata completamente al lessico. Ogni parola, ad ogni parola a fianco viene riportato il significato o i significati che quella parola ha in italiano, e dopo i significati della parola abbiamo inserito frasi d'uso di quella parola, proverbi, modi di dire in cui quella parola viene utilizzata. Alla fine
quando è stato possibile, abbiamo introdotto l'etimo. Sull'etimo poi ci voglio ritornare dopo. Allora, quando è stato possibile, abbiamo anche introdotto l'etimologia. Va bene. Permettiamo che il nostro vocabolario non vuole essere un vocabolario etimologico, anche se abbiamo dedicato molto tempo all'etimologia, abbiamo consultato testi di una certa importanza, abbiamo consultato la Cattatis, abbiamo consultato il Rawls, abbiamo consultato il dizionario Treccani, ci siamo divertiti molto, però non vuole essere un vocabolario etimologico. Dopo l'etimologia, quando è stato possibile, sono state introdotte poesie, indovinelli, sempre in cui quella parola viene utilizzata. Che tipo di poesie? Poesie in vernacolo scritte da, vogliamo chiamarli poeti, persone aiellesi. Diciamo così, da persone aiellesi. Quali sono queste persone? Le diciamo subito, così c'è anche mio fratello tra questo gruppo. Le poesie sono di Gaetano, di mio fratello, di Malta, di Giulia di Malta, del papà di Ruggero. Purtroppo, quattro persone che non sono più con noi, ci hanno lasciato. Consentitemi di ricordare un po' mio fratello. Con mio fratello non abbiamo mai dialogato sul vocabolario. Io mi sono tenuto a parte, non ho voluto. Era una gara con me stesso. Sarebbe stato più opportuno che invece di scriverlo io quel vocabolario avrebbe scritto mio fratello, che era più addentro, più di me alla questione. Ma io mi sono voluto misurare e l'ho tenuto da parte. Dico, Mario, no, tu non ti devi intromettere, per favore, né tu e né il geniale. Geniale è l'altro mio fratello, che è mio. Però mio fratello, vi giuro, mi ha aiutato tantissimo, anche senza interloquire. Perché io ho letto attentamente tutte le sue poesie, tutti i suoi scritti. E mio fratello, ad una innata capacità espressiva, utilizzava una mostruosa varietà di elementi dialettali da cui io ho tratto moltissime voci che ho inserito nel vocabolario. Quindi anche senza interloquire mi ha aiutato tantissimo. Mi hanno aiutato tantissimo anche le poesie di Gaetano e di Giulio di Malta. Ritorniamo un poco alla etimologia. Avevo detto che ci ritornavo. Sì, perché ci voglio ritornare? Perché io, se guardiamo a fondo le nostre parole provengono o dal greco antico, o dal latino, o dall'arabo, o dallo spagnolo o dal francese. Ma ci sono anche parole che provengono da altri, da altre cose. Per esempio, facciamo una cosa, arriare, non so se ricordiamo questa parola, i sordi fanno arriare, ricordate questa parola? Arriare deriva da una parola araba, no, da una parola albanese, arriare, che vuol dire vagabondo. Quindi la traduzione di arriare è proprio fare il vagabondo. Però c'è qualcuno, per esempio, il Rolfe, secondo il Rolfe, arriare non deriva da questo almanese arriare, ma arriva da arri. Che cos'è arri? Arri è la voce con la quale noi intimiamo agli equini di andare, camminare, di procedere, e quindi arriare vuol dire camminate, divertite, allegramente, scappate, eccetera. E arri dovrebbe derivare dalla parola araba ar,
che significa monte, montagna. Esatto. E allora secondo noi diciamo all'asinello, arri, è come se volessimo dire all'asinello, c'è il carello mio avanti, in montagna, Giaio mio. Allora, arrivare significa proprio questo, procedere sgranaticamente, divertirsi allegramente, ma lavorare niente. Adesso, siccome ho detto che le parole derivano dal greco, dal latino, eccetera, io vorrei elencarle qualcuno anche per analizzarle. Dal greco o dal bizantino? Come? Dal greco o dal bizantino? Dal greco. Allora, derivano dal greco secondo noi, Caduio. Sapete questa parola, l'avete utilizzata, è il seminterrato delle case povere, poi si è trasformato in magazzino umido, eccetera, poi in catapecchia, insomma è un'abitazione misera. Allora qua c'è il mio signore, perché io ho fatto il liceo scientifico, ho insegnato il liceo scientifico, quindi col greco, non se dico la parola greca, io faccio come il Papa, poi mi corrigerete. Catoio è dal greco kata oikeo, oikeo vuol dire abito, da oikia casa, kata oikeo abito sotto, ciò che sta sotto la casa. Se sbaglio mi corrigerete. Cacumbala. Ecco, da ieri la frase essere abbondanziosa alle cacumbere. I cacumberi sono il corbezzolo, no? Il corbezzolo. E quando diciamo essere abbondanzioso alle cacumbere, vogliamo dire essere abbondanzioso a cose di poco valore, di poco conto. Come hai un'altra parola che a me piace usare? Cantaro. Ma è troppo bello questa parola. C'è una storia. È importante, è cilindrico, è alto, non è una cosa così di latta. C'è una storia su carta. È di terracotta, è una cosa imponente. E guardate, come è esatto, diciamo, pignare era pesante, la parola corrispondente italiano differenzia di poco, perché la parola in italiano di cantero è cantero. Attaccendo all'accento, non canterò. Cantero. Che perché là non è che si canta, si può fare qualche po' di musica. Musica da camera. Ci sono, in dialetto nostro, tantissime parole per indicare il vaso da notte. Qualcuno è più volgare, ma io mi vorrei soffermare su due, che non sono affatto volgare. Cicupecchi. E l'Utupecco. L'Utupecco, guarda, è una meraviglia. L'Utupecco, Giuseppe, zio Giuseppe. Perché lo chiamavo Giuseppe? Questo soprannome, Giuseppe, lo avrebbero dato i borbonici al Pitale per schernire Giuseppe Garibaldi. E questo è il motivo per cui quella frase che mio fratello ha dedicato un sacco di poesie a questa frase. Lo stesso motivo è per Cicupetta. Cicupetta, Francesco Giuseppe, evidentemente qualcuno dice Francesco Giuseppe è una latrina. Francesco Giuseppe potrebbe pure derivare dal fatto che durante la prima guerra mondiale l'Italia era nemica dell'Austria, Francesco Giuseppe. Ma il motivo c'era per schernirlo. Per schernire l'imperatore austriaco, chiamiamo Pitale Cicupetta. Un'altra parola che deriva dal greco è cataratto. Un cataratto è un'apertura sul pavimento dal quale per tramite delle scale si scende al piano inferiore.
E quante volte dice, ah, mi hanno lasciato cadere la tira e caduto a bacio. Veramente lo cadarratto è caduto a bacio pure mia moglie, eh? No, no, no. Silva, c'era Milo, è una parola proprio greca, c'era Milo, è una parola greca, è greca. Colluro greco, pure collurino, la collura, che vuol dire corona, vabbè, corona, forma di ciambella, quindi siamo lì. Scivo. Bellissimo. Chi conosce questa parola? Scivo, ma non c'era tu. In italiano, trovolo, in italiano trovolo. Di qualche frase con questa parola scivo, ce ne sono tante. Arruzzo dallo scivo. O porca butta, arruzzo dallo scivo. Ha trovato un bello scivo. Più vicino, grazie, cimbaro, puzzi come uno cimbaro, è una parola greca, cimbaros, è una parola greca, è una parola greca pure, però questo, io ho un'idea apposta, secondo me la conosce nessuno, timugna, una canuta. Alla parola italiana corrispondente? Covò. No. Covò. No, è un insieme di covò. Ma a Timugna la parola italiana è biga, biga, biga. È un insieme di covoni. No, non mi avete portato... E i covoni come si chiamano in Gregna. Dialetto? Gregna. Gregna, gregna. C'è un proverbio da noi, no? Parma, picciosa, gregna, gravosa. Vuol dire, se il giorno della domenica delle Palme dovesse piovere, allora i covoni di grano saranno pesanti. Gregna. E la gregna, i covoni, da che cosa sono formati? Sono formati da mazzetti che si chiamano, in dialetto, si chiamano iermiti. Perciò ingermitare. Da cui ingermitare, ecco, bravo. Bravo. Vedo. Da ermiti, ingermitare. In italiano gli ermiti? Manipolo. Il manipolo è il mazzetto di spighe che il mietitore afferra con la mano sinistra e taglia con la destra. Un insieme di questi mazzetti, 10 mazzetti, formano una in dialetto, uno detto da Gadano, a Bonanime Gadano, a proposito della Timugna, dice così: con papà che non serve manco per crugere la Timugna. E vuole stabile, però un po' di vento, la crugia la Timugna. Andare via. Sulle parole di che provengono da, io metterei latino, che, c'è il latino, poi c'è una cosa, ma vallano. O vallano è pure una parola greca. Che glielo vallano? Non mi ricordo con che ricetto vallano che mi ne vallano. Che io mi già sento cresciuto. O vallano le castagne piovate e così qua. Che? Sono castagne bollite con la buccia, non senza buccia. Allora, chi è l'uvallo? È la parola e balanus. Da cui ballanaro. C'è qualche frase dialettale legata a ballano e c'è qualcuno. Per esempio, ne vedimo alla sculata di Vallani. Se ricorda qualcuno questa frase di dialettale, vedo silenzio, non si ricorda nessuno. Ne vediamo una sculata di Valleri, vuol dire soltanto quando le ballotte, i Valleri, le ballotte vengono scolate, si può sapere se sono saporite o no. Quindi non date giudizi affrettati, aspettate quando i Valleri sono stati scolati, vi mangiate e poi date i giudizi. Era come ascoltare la neve, insomma. Esatto. Ma poi con i conti si fanno la ricotta della fede, insomma, una cosa di questo genere.
Ma passiamo al Lugatino, mamma mia. C'è un elenco sterminato. No, ma io è finito, mi ferma qualcuno, perché siamo preparati, perché ti prepari. Cominciamo da quelli che si dice in campagna, CRAI, lo sa qualcuno? CRAI in campagna, noi non lo utilizziamo, però in campagna CRAI vuol dire crasso, latino crasso, vuol dire domani. Oie, oie, è latino, odie. I contadini dicono, c'è degno ius, c'è ho il diritto, ius iuris, latino, alare. Come dite che sapete che ha fatto, è sbadigliato, no? Che ne ala! Che ne ala poco vale. O fame, o sonno, o sinda, o le frisce di fatigare, o l'amore vuole fare, così dice tutto questo. Chi ne ala? Chi ne ala? Avare, avare, aguanno, aguanno, aguanno in occo anno, latino in occo anno, aguanno vuol dire quest'anno, famosissima la frase nostra, aguanno annunzio, e vuol dire in questo anno la produzione agricola lascia a desiderare, annunzio sta per produzione agricola. E poi questa parola, guarda, mi fa ricordare una canzoncina di Otello Procaccio, sai, che è morto recentemente. E io la dico, sì, questa canzone io la canto, a Regito. E mi dice, mamma, maritema mamma, che hai fatto i pico alle gambe. E se non mi marita guarda, pico la calcio e mi tengo le gambe. Annasiare. Annauseare, no, non è provare disgusto, provare, annasiare è latino, il verbo nauseare, proprio in latino c'è il verbo nauseare, provare disgusto. E mo mi fermo troppo perché arriverà uno che mi interessa, Asca. Quanto è bello sta parola. Sì, l'asca in latino viene da assula, che è il diminutivo di axis, che vuol dire pezzo di legno. Però l'asco è un pezzo di legno qualsiasi, è una frazione di tronco ottenuto tagliando il tronco con l'accetta in modo regolare. È stata schiato. Era un pezzo di. Ecco, e alla ieri io volevo proprio dire, vedete così, e dove ne stasca? La risposta è, questa non c'è masca. Che vuol dire? Da dove proviene questo pezzo di legno? Allora la risposta è, da questo non c'è malescio. Quando è che non chiedesse un noce malescio? E un noce malescio è un noce in cui lascia desiderare sia il legno che il frutto. A noce masca è una noce in cui il griglio si stacca, non si stacca facilmente dal guscio. Però i miei cugini mi hanno detto che anche il legname della noce masca è difficilmente lavorabile. In italiano malescio, noce malescio. E quindi vuol dire i figli ritraggono dai genitori. Però mi avete portato, ha detto la signora, io volevo quando sento asca mi viene alla mente un ricordo da quando ero ragazzo. E se lo ricorderanno proprio in pochi qua, forse se c'è mio cugino o qualche altro. Quando noi andavamo alla mensa scolastica, mi riferisco negli anni 48, 49, 50, quando andavamo alla refezione, avevamo portare nasca, perché la cuoca, la refezione era una casa privata, aveva bisogno del legno per cucinarci e dovevo portare, e mia madre stentava a darlo, non me lo voleva dare questo pezzettino, diceva vai che là c'è tua zia non te. No, io volevo portare l'asca perché non volevo essere inferiore agli altri. Quando uno può parlare con me, mi dice, tu hai portato l'asca, io hai portato l'asca. Un altro, mi voglio fermare su un altro, la tempo ce ne sono tante, ma no, c'è tutto qua, c'è tutto qua, la vogliamo, scalare. Qualcuno mi dice, è facilissimo.
io l'ho tradotto in un modo di cui io pochi sono pentito, perché su scanare io l'ho tradotto rubare frutta e verdura nei campi degli orti. Non era proprio un furto, mannaggia la miseria, andavamo lì a prendere qualche cosa solo per lo scopo di sfamarsi, diciamo la verità. E allora la traduzione migliore sarebbe andare alla ricerca di cibo. Chi va alla ricerca di cibo vuol dire che ne ha bisogno. Scanare. Scanare vuol dire un'altra cosa. Scanare vuol dire spianare la pasta di farina, modellarla, farla a pezzi e fare poi la pezzatura, fare i modelli che ognuno vuole. Su scanare, da dove proviene? Là è lo buono. Ad Amantea e in qualche paese scarare non ha lo stesso significato nostro, significa rischiarare. Rischiarare dopo un temporale, e scarare vuol dire rischiarare. Allora in questo senso si capisce, viene dal latino exiclarare che vuol dire rischiarare. Nel nostro significato, mi riferisco a quello che dice Accattati si dice, no, secondo me è corrotto dell'italiano schierare, e significa sparpagliarsi per i campi in cerca di cibo riferito alle pecore. Cioè le pecore scavau, vuol dire le pecore se sono sparpagliate nei campi e vanno alla ricerca di cibo. E scarano, ma veramente niente si scarano. Qual era il frutto preferito di scalatori? È fico. Aiello era circondato di alberi di fichi, andavano dalla porta fino alla maglia e ci hanno sfamato nei periodi bui. Io avevo un cugino che è morto, il quale mi diceva: figli, hai trovato una comodità, hai trovato due alberi vicini e io passo da uno all'altro senza scendere. Ma è che comodità magnifica. Cugini, e quanto loro le chiamavano fichi, no, lampadine. Quanto lampadina combinata? La risposta è una cosa. 80! Io mi sento, 80 sono 8 kg. Mi domando che un chilo da c'è Ficuzzi ce l'ha, non si ottimo. Perché ho detto. Forse la vogliamo con la domanda. No, vai. E insomma, da titillare, latino titillare, solleticare. Quindi si dice lui di vedo, e cavolo, la scena. No, guarda mia sorella, questa parola la voglio analizzare. Intieri. Vediamo fino a bene questa parola, intieri. Allora facciamo un esempio. Io mangio un tieri, che vuol dire? Io mangio qualsiasi cosa, io mangio quello che capita. Oppure dice che buona gazzosa, una birra, un bicchiere di birra, una cosa possibile. È latino, viene dal latino integer, integra, integrum, che vuol dire intero, intatto. C'è una frase latina che dice integrum est mi, oppure integrum est tibi, che vuol dire il tutto è in mano tua. Oppure il tutto è in mano mio, che vuol dire con la mia volontà, che ne comando io, quello decido io. Io quando ero piccirullo ero schizzinoso, non mangiavo niente. E che mi dice sempre, che sta accadendo? Quando è che comincia a mangiare in Dio? Avevo preparato altre cose, ma non è possibile. No, devi dire quello di cui si parlava stamattina, chi la conosce vince come premio.
Ecco, io ho proposto stamattina, oppure ieri, al gruppo di amici, cioè, che conoscevano questo vocabolo. Io non conosco, vince il premio. Camberare. Camberare. Io per esempio, mia moglie lo sa, dai, tu, ma non perché io l'ho detto io, no. Camberare, domani io mi cambero, veramente la frase giusta è dire domenica io mi cambero. Me cambero. No, ma che significa? Significa domenica io farò digiuno e astinenza. Però nel nostro dialetto significa fare astinenza, invece negli altri dialetti, e qui rende di più, significa mangiare proprio carne nei giorni di digiuno ecclesiastico. Ciò deriverebbe, così come dicevamo, dall'usanza che avevano i monaci di rinchiudersi in camera quando erano ammalati ed erano quindi dispensati dal digiuno ecclesiastico. Quindi un monaco che si chiudeva in camera perché era malato, se vuol dire mangiare carne. Carne. Se vuol dire pugnare di carne. Parlando del pugnare. Non lo sapeva nessuno. Solo mia moglie mi ha risposto a questa domanda. Perché mia suocera, parlava un dialetto strettissimo, quindi utilizzava parole molto ma molto. Volevo chiamarlo francese, ci sono un sacco parole francese, ne c'è con qualcuno o i parapi là. E a una ha un discendo. Ed è, no, truscia. Come brucia parola. Signor Truscia. Pierre Truscia. Truscia vuol dire proprio mancanza assoluta di denaro, miseria. Essere in Truscia vuol dire non avere neanche l'ombra di un quattrino, niente. Da dove deriverebbe? Da quale voce francese direbbe? No, deriva certamente da questo. Truss, scritto T-R-O-U-S-S, Truss, che significa? La Truss era la pezzuola con la quale i contadini mettevano la colazione e la portavano in campagna. Quindi la Truss era un tovagliolo con la colazione del contadino. Più misera di quelle, credo, capito? Anche questo mi ha fatto ricordare episodi lontani. Infatti a Cosenza si dice va a trovare una ciuscia a Lecca. Guardano un po'. Quindi non è proprio povertà assoluta, è una piccola... Sì, ma poi qua, io dico l'origine, ma qua poi è diventata povertà assoluta. Quando c'è in ciuscia, qua vuol dire moderna. Perché... ho voluto parlare di questa truscia, di questo tovagliolo con la colazione che il contadino, perché io ricordo nei tempi tristi qualcuno anche della mia famiglia, del mio parentato, che andava a lavorare in montagna e dentro la truscia, in un tovagliolo, per far vedere che aveva qualche cosa, metteva una pietra, la legava e la portava alla montagna e poi la buttava. Francesi a me veramente bombone. Francese bonbon. Bonbon che vuol dire confetto, caramella. Boata. Boata è francese, vuol dire scatola di latte, però non una scatola qualsiasi. Quando mamma dice la boata intendeva dire una scatola di latte però contenente sugo di pomodoro, quello era la boata. Un'altra parola francese è pituso. La faina. La pozzola.
In francese si dice putois, ma è scritto pitois. Putois. Pietro, vedi? Alla bocca, se no non si sente bene. Vicino. Ah, perché non hai detto, mai finito, ma è proprio l'ultimo giorno. Anche una parola spagnola, anche una parola spagnola. Ah, che a me piace questa parola, bofettone. Bofettone, cercone. In spagnolo bofetonno. E invece un bofetonno è un bofetone. Un'altra parola. E qua mi ci voglio fermare. Ninno, ninno, è una parola nostra, che significa bambino, bambino grazioso, un bambino grazioso. Ninno. Da noi, ninno, che è uno noveggiativo, no? Dato al bambino, finisce poi per diventare nome proprio. C'è tanti che si chiamano ninno, e non è che si chiamano ninno. Chi si chiama Gennaro, chi si chiama Francesco, chi si chiama Nicola. Mia madre la conoscevano da Iello per Ninna, Ninnarella, e lei si chiamava Assunta. Usato come nomignolo affettuoso, si trasforma in nome proprio. Questo rino. Scampare, spione, è proprio spagnolo, è scampare. Non è, ma parlo spagnolo. E spero che scampe, in spagnolo significa aspetto che spiova, è proprio spagnolo, a buscar, buscare, tanti significati a buscare, dai quali da bambino quello di prendere, te vanno a buscare, te vanno a te dai quali che prendere, buscare, in spagnolo buscare. Palomba, paloma, paloma, spagnolo, e ci ho messo anche altri. Ma non ci stanco, mi fermo. E ricordando una cosa, cerchiamo, adesso devo concludere, se no è di Milano. Concludo dicendo così. Confesso, ma questa è una confessione, che la ricerca dei vocaboli, a me che non sono più giovane, a me che ho vissuto nell'uso esclusivo del dialetto, la ricerca dei vocaboli ha generato gioia e soddisfazione per ogni parola nuova che è balenata alla mente, ma ha generato anche nostalgia e rimpianto per la mia giovinezza, per la mia gioventù, per il mio passato. Da una parola, da un aggettivo, da un verbo, spesso è emerso il ricordo di episodi e di personaggi del passato. Quante parole mi hanno fatto ritornare in mente i miei genitori, i miei fratelli, i miei amici che non ci sono più. Fatti ed episodi del passato. Ed è per questo che io considero il vocabolario non un elenco arido di parole, no, assolutamente no. È un elenco di parole che racchiude ognuno una storia, una vita. E in questo senso cioè, il vocabolario potrebbe anche racchiudere la vita del nostro corpo. E io riprendo quello che dice lui. E allora, noi, il nostro invito a leggere il libro diventa imperioso. Leggetelo il libro, perché il libro va letto. Non come un libro di consultazione, pure ci mancherebbe un vocabolario e un libro di consultazione. Ma va letto come un'antologia di racconti. Perché racchiude la storia del nostro mondo. Con questo è vero.
Pucci di sorseggiare l'acqua e chiedere se vuole aggiungere ancora qualcosa, altrimenti passo la parola ad Eugenio. Passiamo la parola o volete dire ancora qualcosa? Si rivolge a te. Sì, a me? Sì. Se mi date la possibilità che non finisce domani mattina. Allora facciamo così, diamo la parola ad Eugenio e poi se la gente ha piacere ci ritorniamo. Io aspetta, una cosa me la devo dire, devo ringraziare con la parola. Ho ringraziato a Gisela, a Maurizio e tanti altri, ma permettetemi di ringraziare il mio grande collaboratore che in questo momento è il mio pizzolino di fianco. È Eugenio Medaglia, è la miseria, perché io ho avuto la fortuna di avere come collaboratore Eugenio Medaglia, ma ci pensate un po', una persona colta, una persona eccezionale da tutti i punti di vista, dotato di una tenacia incredibile, io mi scoraggiavo, c'è una volta che... grazie, veramente grazie. Buonasera, grazie a tutti voi per essere presenti. Il mio compito a questo punto è abbastanza difficile perché io dovrei cercare di riassumere in poco tempo, in poche parole, possibilmente più chiare possibile, quello che in realtà si dovrebbe dire in molte ore, forse in molti mesi, in molti giorni. E io vorrei cercare di far capire che cosa c'è dentro questa opera. E già a vederlo, senza leggere il titolo, senza leggere nessuna parola, senza leggere niente, a vederlo, a sfogliarlo così, appaiono presenti due caratteristiche. Una caratteristica è la pazienza infinita che c'è dentro e un'altra caratteristica che emerge è la passione, quindi sono due note che stanno lì indelebili, la pazienza e la passione che sono racchiuse lì dentro. Poi io vorrei che con queste mie parole cercare di fare apprezzare l'opera. Cosa vuol dire apprezzare? Apprezzare contiene dentro due altre parole, c'è un corpo e un'anima. Il corpo della parola apprezzare è che dentro contiene la parola prezzo, apprezzo, cioè do un prezzo alla cosa. E questo è il corpo, la cosa che si vede, che si tocca, che si misura. Ma la parola prezzo... viene dal latino precium, che vuol dire prezioso, e questa è l'anima del discorso, è l'anima della parola, perché le parole e chi ha la pazienza e la voglia di leggerlo, perché sono un prodotto tipicamente umano, culturale, non esistono in natura, sono un prodotto nostro, e perché sono un prodotto nostro umano, sono fatte a nostra immagine e somiglianza, se mi è consentito questo linguaggio biblico, diciamo, e contengono quindi un corpo e un'anima. L'apprezzamento, l'apprezzare quest'opera significa riconoscerne il prezzo e riconoscere anche la preziosità. L'essere prezioso è l'anima della parola apprezzare. Perché dobbiamo apprezzare quest'opera? Che cosa c'è di particolare per cui noi dobbiamo apprezzarlo? Noi dobbiamo apprezzare quest'opera, a mio avviso, perché rappresenta, diciamo, tante cose. Pietro ha detto che c'è, innanzitutto, c'è l'elenco di una serie di parole. E questa è quello che noi possiamo chiamare la lingua. Ma non è solo questa, perché la lingua è vero che ci identifica, nel senso che ci rende identici a qualcosa, dal latino idi, da cui idem sono identico. Cosa significa che ci identifica? Noi siamo qui tante persone, ognuno con la propria testa, con la propria storia, con il proprio nome, con le proprie origini, con il proprio modo di pensare, di parlare, eccetera. Però la lingua ci identifica, cioè ci rende identici uno con l'altro.
le parole che sono qui dentro identifica ognuno di noi, ognuno di noi si rende identico all'altro, perché qui siamo più o meno tutti agli ennesi di origine o di adozione, e andremo a cercare la nostra identità nella parola. Mi viene in mente che il detto secondo cui dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, lo cita Alessandro Manzoni nel suo romanzo. Altri avrebbero detto dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, insomma, filosofi dell'Ottocento dicevano che l'uomo è ciò che mangia. Freud potrebbe dire dimmi cosa sogni e ti dirò chi sei. Noi possiamo tranquillamente dire dimmi come parli e ti dirò chi sei, cioè la parola identifica la personalità, ma non è soltanto l'elenco delle parole che ci identificano, perché le parole che sono elencate qui, che sono tantissime, non so quante migliaia sono, le troviamo anche in altri borghi, non soltanto e non semplicemente ad Aiello, però dentro il corpo della parola noi troviamo anche il modo di dire, cioè tutte quelle espressioni dove la parola ricorre, ecco, nelle espressioni in cui quella parola ricorre, lì c'è la tipicità degli aiellesi, cioè c'è quella che possiamo dire, se si può dire, l'aiellesità, perché una cosa è la parola, una cosa è dove la parola ricorre e i differenti significati con cui la parola si presenta. Quindi da una parte c'è la lingua, che la troviamo già pronta, nessuno di noi costruisce la lingua, ognuno la trova già fatta, però il linguaggio è una costruzione nostra, c'è il linguaggio scientifico, il linguaggio matematico, il linguaggio aulico, il linguaggio politico, eccetera, il linguaggio è la nostra costruzione, qui dentro qui ci sono le parole e il linguaggio costruito dalla nostra comunità, quindi in questo senso noi ci possiamo identificare, rendere identici attraverso le parole. Ma c'è anche un'altra caratteristica per cui il testo è apprezzabile, ed è quella che possiamo chiamare per esempio la forza della parola, cioè la sua capacità espressiva, che è anche la ricchezza della parola. La ricchezza non è soltanto in quanti modi la parola si può coniugare, ma è anche la ricchezza di sensazioni e di emozioni che la parola può provocare. E in tanti modi si può coniugare la ricchezza, ma io ne voglio elencare soltanto due per farla breve, altrimenti andiamo a finire chissà dove. Per ricchezza, per esempio, intendo una perla. Una perla è una cosa molto semplice, un diamante, però lo posso vedere sfaccettato in tanti modi e io lo giro e lo rigiro e vedo la ricchezza dentro una piccola cosa, a furia di guardarlo dentro ne noto la ricchezza, perché c'è racchiuso dentro di sé tutta una serie di caratteristiche. E per far capire l'aspetto di questa ricchezza, io vorrei che si venisse recitata una poesia che racchiude questa caratteristica qui. La poesia si intitola Acuapula, che è un oggetto molto semplice, però viene declinata in così tanti modi, in così tante sonorità, con così tanti aggettivi, per cui noi alla fine riusciamo a capire quella che è la ricchezza di questa parola, quindi la ricchezza della parola nella varietà dei significati, delle coniugazioni e degli aggiustamenti a cui la parola ne può soggiacere. Non so dov'è il nostro autore, il buon Giovanni, che ha imparato a recitare la parola Acuapula, e noi possiamo toccare con mano in che senso il nostro dialetto può avere una espressività profonda e una ricchezza. Quindi, se ci fa vedere. Acuapula sta sempre sopra la capo della gente, ma appicciata, tisa oppure storta.
Non c'è bisogno che ti in mente. Quando esce la trova appesa che ti porta. Se c'è il vento, te la raga a mare. Se c'è il sole, sponza il cervello. Se piove, non ti conviene a ta cacciare. Specie se c'è la neglia allo castello. Ta caccia quando c'è la processione, per salutare la femminella anziana. E chi se segna grande educazione, di chi la vera, antica e sana. Appresso si la porta il luncamato, chi te la proglia all'angolo da via, a barba longa e tutto arripezzato, solo come un cane senza compagnia. Chi le fustagno odi è tanto pregiata, se usa per lui giorno per giorno le prendana, però c'è pure quella che è fermata e te la menti una volta a settimana. Chilla di lino serve a primavera, chilla di lana non serve per l'unghierno. Si può portare a comprare, aspetta la fera, te rasci lo cozzietto tutto l'unghierno. C'è chilla in appa e chilla di villoto, chilla di un pecoraro e di un mafioso. C'è chilla di un tamarro con ciuloto o chilla lorda di un peripiloso. De ti voto un losaccio se c'è tu, tibito, perdona. De tibito un losaccio se c'è puro, de raso, de filanca e capisciola, de file scozia come un moccatoro, o e te la rubo tu e stu come la sola. Per comparire chi la depiliscio. Per comparire chi la depiluscio, per sparagnare chi le cannavazzo. Però sto mondo come fosse muscio, se non ci fosse pure la coppola di cazzo. Ecco, in questa poesia, in questa verseggiatura, si è potuto capire come attorno ad un unico soggetto possono ruotare come tanti satelliti i vari significati e le varie forme a cui la stessa parola soggiace. Secondo questo... voi chi ha scritto questa poesia? Mario Cucci. E questo è un modo. No, da questa poesia quante parole io ho rilevato per i parole. Non è finita. C'è il cognome. E quindi Mario mi ha comunicato le cose senza dialogare. E questo è un esempio di ricchezza della lingua, cioè quella capacità che la lingua ha di girare attorno ad un unico concetto coniugandolo in tantissimi modi diversi. Credo che leggerà la poesia di Gaetano. Però c'è anche un altro... Una varietà enorme. C'è anche un altro modo di fare ricchezza, di esprimere questa ricchezza qui. Ed è la ricchezza, per esempio, di una frana che ci cade addosso, delle pietre, di una valanga, di cose. Una cosa di questo, un esempio di questo genere ce la offre ora la lettura di un'altra poesia che fa a questo scopo, ed è una poesia che si intitola A nota di panni, che è quando la sposa si presentava allo sposo futuro presentando quello che veniva data adesso in dote. A nota di panni. E quindi è la nota di panni. Se tu dici tutto. No, è A nota di panni. Una volta mi ricordo su Giovanni che avrebbe fare la nota delle panne, avrebbe giunto tutta la famiglia per fare lo sposalizio della figlia. Aver fatto da Ercole l'invito a tutto il parentato del seto, i panni tutti spasi pari pari, mostrato le parenti alle comari. Mentre i cristiani formano una rota, comincio io seduto a fare la nota. Un compare mi guardava e diceva, scriva! Mentre c'è buona carta copiativa. Quattro pare lenzuole in un lettone, due coperte di un lietto e chille buone, lenzuoli e vino veramente fini e 24 fodere cuscini, la matera zelana e la imbottita, la conchetta di rame e la pignata, un tripodo comprato non la fera,
dece piattini e una grossa rodera, dece camise inutili ricamate, mutande anche e puro colorate, 24 servietti mutilaro, palette mure e pelle popolare, 4 vestiti liegi per l'estate, cappotti per le feste ricordate, che tumminate terra in donna vigna e se galline cicia rovina. La camera degli Etubonusia comprata un dono turco alla mantia, e per notizie sempre fresche e buone, la radio, il disco e la televisione. 8 parete scarpe 9-9, e gli stivali quando fuori chiove, lo tappeto per mincare alle scale, lo quattro benedetto e San Geniale. Le donne 4 pecore mannese, croce, zapponi, per pigliare prese, lo parmiento de sotto paru paru, ponuto in pagnolino macarronaro. Le donne una catena tutta d'oro, che m'avvento d'oro con quasi d'oro. 4 piedi di fico precessotte, mi cantano di grida per la notte. Finita che la notte, a lungo assai, cominciano per miele di riguai, perché alla nota non è una poletta, ma vi scordate niente la paletta. Dove lo vino primo frate Alfredo, le carri care tutto lo corredo, dentro le ciste belle preparate, e le sei anche in mezzo colorate. Quando la fila si avvia con tutti i panni, spara due corpi con compa Giovanni, e dopo un momento la ci spari, da tutti i vicini li comparo. Arriviamo alla casa del zito, non poter mancare certo un dito, una grande tavolata preparata, sotto un fresco, dove è pergolata, una conchetta di pasta mal tagliate, e pronta più di 5 più invitati. Carne rossa, d'agnello e spezzatino, lupini, noci tosti e tanto vino. Finita la buffata da mangiare, adora sopra l'aria di ballare. Viene chiamato subito Cicchetto a suonare per noi con l'organetto. Killer è vita, vita senza affanni, quando c'era la nota dei panni. Era una tradizione bella assai, mi piace tanto e non mi ascolto mai. Gaetano Cucinelli. Questo, come si è potuto notare, è un altro esempio di ricchezza, cioè la capacità che la lingua, che il dialetto ha di incidere nella descrizione di un evento con una varietà sterminata di vocaboli che indicano la precisione dei significati che si vuole dare alle cose. Il dialetto però è anche capace di entrare nei sentimenti, quindi di esprimere il senso della nostalgia del passato, cioè cede anche a questa piacevolezza, a questo languore interiore. A questo scopo io invito sempre Gisa a declamare una terza poesia che esprime la ricchezza attraverso il sentimento, la nostalgia. È il nucleo portante. A casa è un ricordo. Sto testo è nato mentre un momento fa, chiudendo la finestra fuori la via, ad un teso minato vento. A casa è un ricordo quando è vero, e fuori acqua e vento fa una giostra. A state non riparo di calore, ca fuori luce bella, terra e chiante. Quando da quattro riendo focolaro, tutta la famiglia intorno ricoglie, sopra ginocchia e nanno e padre, belle filette pesca di sentiero. I fatti da famiglia si imparava, ognuno è così grande se facia. Mentre da fuoco e tavola foglie, a mamma per prontare tutti i piatti. Quando mangiare era cucinato, chi ne stava alla tavola seduto, chi ne sopra ginocchia avendo piatto, per se scarfare al fuoco vivo. Suppava ognuno pane di un brodo e sapeva buono che era grazie a Dio, così chiudeva la giornata santa, in pace, con panza ed anima famiglia. Se era il Natale, occhi e quagiarelli, ridiano già cristelle e condorelli, mentre frigliando un bacca alla fessura, schicciava il voglio a tutto il popolaro, e schettiando l'asca e le pizzoni, unendo alla fiamma viva che somave, facendo concerto a percussione, che cuore sul pettiave a noi coglioni.
eletto 28 novembre 2014 Franco Pedatella. Certo, io intanto invito Luisa Coscimiglio qui, se sicuramente deve dire le sue due parole. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Di ringraziamento, no? Perché effettivamente è una cosa molto bella questa di vedere il nome di mio padre sulla copertina del libro, perché il libro, come mi spiegava Eugenio, ha mantenuto gli stessi autori, anche se mio padre ora non c'entra più, quindi la veste tipografica è la stessa, per cui è come se fosse una continuazione. Non è facile parlare adesso dopo aver ascoltato di compare Pietro e Eugenio. Vi voglio ringraziare comunque ugualmente per l'inizio che avete, con cui avete, per come avete dato inizio alla serata parlando proprio di papà, perché è stato effettivamente l'ideatore di questo vocabolario. Io me lo ricordo, mi ricordo che telefonava, rincorreva il compare Pietro, con cui non solo compare ma fraterni amici sono stati per tanti anni, fino alla fine proprio papà, insomma, prima di lasciarci mi chiedeva di telefonare a compare Pietro perché doveva dirgli una cosa importante. La cosa importante papà non è riuscito a dirglielo, però il suo amico caro l'ha capito lo stesso ed era proprio la continuazione di questo vocabolario. Così è stato, certamente ha portato avanti Eugenio e compare Pietro l'idea di papà, ma poi il merito è loro, ci mancherebbe. È solo una cosa affettiva che ha coinvolto me e mio fratello, perché Eugenio ci ha fatto partecipe di questo progetto, noi l'abbiamo accolto con grande gioia, no? E commozione. Io mi sono pure commossa, poi mi sto commuovendo pure adesso perché non mi aspettavo tutto questo riconoscimento, diciamo. Come è stato detto già prima, io voglio dire due cose, le ribadisco lo stesso. Cioè, innanzitutto mi viene da dire che la stima, l'affetto e le idee travalicano il tempo, per cui si traspare da questo che stiamo facendo stasera, dal lavoro che loro hanno fatto, traspare proprio l'affetto e la stima per mio padre. Portare avanti un progetto così grande, così difficile, non è stata un'impresa facile. E poi un'altra cosa è che effettivamente, leggendo o consultando questo dizionario, effettivamente si ritorna indietro nel tempo. Come dicevano prima, non è un elenco di parole, un elenco di termini, ci sta pure quello, perché se noi vogliamo cercare il significato di una parola, lo cerchiamo, lo troviamo, però non è solo un elenco, ma è una ricchezza che ci viene data ed è un modo per fare rivivere le persone che non ci sono più o le parole che non ci sono più. Quindi al di là delle parole c'è tutto un mondo di persone che noi vogliamo che siano ancora con noi. E una curiosità, dico alla fine, mi ha fatto notare sempre Eugenio che nel primo volume c'era anche qualche nome proprio, tra cui il mio, e quindi sono andata a vederlo perché mio padre evidentemente ci teneva che anche Luvisa fosse spiegato e il significato di questo nome venisse esplicitato, insomma. E io con questo ricordo di papà vi ringrazio di nuovo e vi auguro una buona serata. C'è una frase, un modo di dire, ieri dice così: piano piano a San Luisa si è applicato tutta la spesa. Per spezzare il bacio.
professore Maurizio Rossi, che è venuto appositamente per questa serata a Iellese Doc, è chiamato a dire la sua, perché lui è uno che ci ha tenuto pure affinché questo lavoro venisse portato avanti, ha amato da lontano questa occasione, quindi è chiaro che ci deve onorare della sua parola. Grazie Eugenio, buonasera a tutti. Io sono uno dei tanti iellesi sparsi nel mondo che ha cercato di mantenere stretto e forte il legame col paese di origine. E quindi vorrei ringraziare pubblicamente sia il professor Pietro Pucci sia Eugenio per avermi coinvolto in questa importante iniziativa culturale. Per me veramente è stato un onore e un privilegio collaborare, anche se il mio contributo è stato non infinitesimale rispetto all'onore del lavoro e di ricerca che hanno affrontato Pietro e Eugenio. E anche se il mio contributo è stato modesto, veramente piccolo, lo riconosco, perché abitando per tanti anni in Umbria, diciamo che non avendo la frequentazione del dialetto, molte cose le avevo dimenticate, altre le contano benissimo, grazie anche al fatto che io, con il mio genitore, durante il mio esilio lungo, non lo chiamo così, ho sempre continuato a parlare in dialetto, per fortuna, quindi tante parole antiche, diciamo così, le conservavo. E questo progetto mi ha veramente entusiasmato, perché io già, prima che uscisse l'edizione di una giornata del professor Pietro Pucci, avevo iniziato a fare un elenco di parole in un quadernetto che conservo ancora, consultando il dizionario, il Rolfs, nelle varie biblioteche in cui mi trovavo a studiare. E poi quando uscì il dizionario io sono molto contento, perché qualcuno ci aveva pensato, quindi andava in impresa. Però la mia copia, brutto, autografata da mio zio, continuavo a segnare le parole che mancavano, diciamo così, perché comunque anche gli autori sapevano benissimo che questo vocabolario avesse bisogno di un ricordo per un ampliamento. Quindi per me è stato molto importante iniziare così a collaborare e ho accettato proprio di collaborare con grande entusiasmo, perché io credo molto nel dialetto, perché penso che, come ha ricordato anche il sindaco e il professore, credo che proprio una comunità vive nel momento in cui riafferma il proprio passato, la propria cultura, che è fatta sostanzialmente da parole parlate e parole scritte. Anzi, penso che una comunità abbia il sacrosanto dovere da conservare le proprie parole, da conservarle, ribadirle e fare in modo che non siano dimenticate. Anzi, io credo che abbia proprio una missione per interrogarci, quella di tutelarle, così come si tutela un paesaggio, così si tutela una piazza, un monumento, eccetera, affinché queste parole non siano dimenticate. Perché le culture locali, diciamo, le tradizioni locali, diciamo, sono minacciate da corre il rischio che qualcuno le cancelli oppure le sostituisca. Ecco, in un mondo in cui vive la regola o il metodo della globalizzazione, io penso che bisogna difendere il dialetto, perché il dialetto si esprime, appunto, come ci è stato ricordato da Eugenio, la mentalità. È l'ora di pensare, è l'ora di essere in una comunità. Ecco, bisogna difendere il dialetto affinché qualcuno del dialetto deve opporsi il modo di pensare e di essere. Quindi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, dicendo di venire, di venire in mese e tanto saluto a tutti. Vorrebbe dire qualcosa il figlio di Luisa, Raffaele?
Raffaele. Salve. Sì, giusto due parole, anche perché in realtà è stato detto tutto. Cioè, quello ho preparato un lungo discorso, visto l'orario. No, ho visto due cose. Innanzitutto mi fa molto piacere essere qua in quanto nipote, in quanto io ricordo la genesi, cosa che è già stata detta, io la ricordo dal mio punto di vista di ragazzo, ricordo mio nonno che litigava con i file Word, ricordo quando si inviava, si passavano sui floppy disk, queste file infinite, poi non funzionava, si perdeva da un computer all'altro, lui non aveva molta pazienza, io il mio ruolo era quello di tecnico, di formattare, di mandare a capo, poi si saltava tutta la formattazione, era un incubo, quindi lo ricordo con grande affetto, nostalgia e anche con impegno. E poi in quanto per interesse professionale, in quanto linguista, perché io poi faccio questo, e quello che volevo dire, oltre a quello che è già stato detto, è il mio apprezzamento per portare avanti un'opera, un lavoro impegnativo, che è quello di un dizionario innanzitutto, perché un dizionario, come è stato ribadito, è faticoso. Cioè, è faticoso recuperare, è faticoso chiedere, è faticoso il lavoro di collazione, è faticoso spesso tradurre termini che hanno un valore soltanto in quel contesto storico, che non sono traducibili o che non hanno più riferimento, e soprattutto un dizionario dialettale, di un dialetto, come ho detto prima, scritto dagli inglesi per gli inglesi, quindi un dizionario di una piccola comunità di parlanti. Da calabresi sappiamo tutti quanti che c'è un'estrema varietà dialettale, quindi il dialetto di Aiello è molto diverso da posti molto vicini geograficamente, che hanno una storia completamente diversa. Quindi, più che il ruolo della memoria, quindi l'importanza del dizionario in quanto estensione di una memoria che va via scomparendo, c'è anche altro secondo me, perché la lingua non è soltanto un elenco di parole, è anche quello, cioè non è come impara l'inglese in un mese 100 vocaboli al giorno solo inglese, no, non possiamo scambiare le etichette per nominare delle azioni o degli oggetti o delle cose, quindi impariamo una lingua, quindi possiamo tradurre una lingua. Non c'è un rapporto di uno a uno tra quello che è il concetto e la parola, il significante e significato, così come non c'è tra una lingua e un'altra. Perché la lingua in realtà è quella che è stata definita il prisma attraverso cui si vede e si plasma ciò che ci circonda, la realtà che ci circonda. Quindi un dizionario dialettale non è un elenco cristallizzato nel tempo di espressioni, di termini, di parole ormai perdute, e anche questa è un'opera pregevole, perché il dialetto è tramandato solo oralmente, non ha una normalizzazione grafica, quindi è comunque un'opera pregevole la memoria, ma è più che altro un'opera culturale, un'opera di resistenza, di appartenenza e di identità di una comunità, comunità di parlanti, comunità storica, comunità culturale, comunità che si identifica con un luogo fisico. Perché il dialetto non è la lingua che parlavano i miei nonni, la lingua che si parla al mio paese, ma non è una varietà, una sottovarietà dell'italiano standard, è la lingua degli affetti, è la lingua del cuore, come diceva Tullio De Mauro. Per quanto demonizzato poi negli ultimi anni, associato a persone poco alfabetizzate, associato alla campagna in opposizione all'italiano ufficiale, con uno status anche denigratorio, tant'è che l'abbiamo visto, abbiamo sperimentato tutti quanti, lo ricordo indirettamente, gli emigrati sia al nord, perché al sud qua non si può andare più, al sud di così, sia all'estero, dopo un po' parlavano con accento fiorentino, stato due mesi a Firenze già parla fiorentino, poi quando erano all'estero parla americano. Non è così. È il percorso di riappropriazione del dialetto che è avvenuto solo in anni recenti, perché si è passati
dalla una rivalutazione soprattutto per opere artistiche, per opere musicali, penso alle canzoni, come c'è il napoletano che è imperante, ma anche altri dialetti, e soprattutto questo ha permesso di apprezzare le varietà dialettali anche al di fuori dei confini geografici, perché il dialetto è parte della nostra memoria collettiva, è un'interiorizzazione di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo ascoltato. E non è un caso che persone appartenenti a generazioni che non sono cresciute con il dialetto, come io, ad esempio la mia generazione, che a casa ha sentito il dialetto raramente, qualche espressione, anche se riesco a comprenderlo, all'improvviso in età adulta si scoprono a pronunciare quelle che sono parole non sue, come dicevo prima, cioè espressioni dialettali. Così come nei momenti, se ci facciamo caso, quando è che si capita? Nei momenti emotivamente carichi. Il mio professore di glossologia, e concludo, aveva molto da obiettare sull'assassinio di Cesare. Quoque tu, Brute Filini, secondo lui Cesare non l'aveva detto. Non perché, cioè, come gli è venuto in mente, no? Mentre vieni pugnalato di tutto questo, ma perché non l'aveva detto in latino. Se ha detto qualcosa, l'ha detto in greco. Perché noi da studenti, ricordo, perché l'aristocratico romano, di almeno dell'epoca repubblicana, se parlava la lingua che sentiva più propria, la lingua culturale, era il greco, così come i nobili russi dell'Ottocento, se si insultavano in francese, e questo mutatis mutandis non è inusuale, che anche chi abita lontano, anche chi ormai non ha mai parlato, si ritrova in un momento di rabbia o di nostalgia o in un momento molto emotivamente carico a usare termini che magari ha sentito una sola volta dai nonni da piccolo d'estate, solo da bambini. Sono rimasti là per vivi, con la loro vitalità, con il loro calore, con il loro sapore, perché la lingua di nostra madre, la lingua dei nostri nonni, è, parafrasando un poeta turco, è il nostro pane, il nostro sale, come siamo cresciuti. Concludo citando una frase famosa, qui adattata per l'occasione, di Ennio Ranna e Luigi Settembrini, che in modo diverso, per quella che si chiama evoluzione convergente, dicono la stessa cosa. Non è una nazione che abitiamo, ma una lingua. La nostra lingua madre è la nostra vera patria. E in Porto Sicuro, diceva Calvino, è come il ventre materno. E quello che io vorrei aggiungere è che in una terra come la Calabria, che abbiamo visto dalle etimologie poco fa, intrisa di napoletano come variante dialettale, che prende a piene mani dal francese, che ha calchi interi dal greco, abbiamo visto catoichia, ma ce ne sono infinite. E in una terra così, questa lingua che sentiamo come nostra sicuramente non è l'italiano standard. Grazie. Volevo solo ringraziarvi di nuovo per avermi dato la possibilità di partecipare e per avermi fatto emozionare. Lo dico veramente col cuore e credo di interpretare l'idea di tanti. Volevo solo annunciare che grazie a un finanziamento che abbiamo ricevuto come amministrazione siamo in direttura d'arrivo per la nascita della biblioteca comunale e di vocabolario. Questo vocabolario, quest'opera d'arte avrà un posto di rilievo all'interno della biblioteca comunale. Grazie. Credo di interpretare anche l'idea del mio vice sindaco, nonché con delega alla cultura, quindi una mia veramente volontà è quella di dare un posto di rilievo nella biblioteca comunale al vocabolario agnolese, per ringraziare del lavoro che avete fatto e che avete portato avanti in modo eccellente, come dicevo prima, ma per ricordare anche chi oggi non c'è più e chi ha lavorato a questa opera, ha dato una mano, il professore Pucci, Mario Pucci, Giulio Di Malta e Cucimiglio Gaetano. Grazie. Allora, prima di dare la parola ad eventuali domande, vorrei che l'editore Marco Marchese delle officine editoriali d'Acleto venisse qua, perché è grazie a lui che abbiamo questo bellissimo volume. Grazie Gisa, innanzitutto dico che siete degli eroi, perché è stata una presentazione lunga ma interessantissima. Se non fosse stato così, già tutti voi sareste da un'altra parte.
Allora, io vi dirò poche parole, sarò veramente breve perché sul libro abbiamo detto già tutto quello che si doveva dire. E io voglio esprimere prima di tutto la mia gratitudine per gli autori, perché hanno scelto le Officine Editoriali d'Acleto, questa piccola micro casa editrice che è nata nel 2019 a Acleto. Io sono orgoglioso. Orgoglioso e onorato di aver pubblicato questo libro, che è il frutto di una ricerca di anni di collaborazioni, e vedere tanta gente, vedete, siamo stati più di 100, ben più di 100, veramente riempie il cuore per un editore. Sapete perché? Questa è la Calabria che mi piace, perché io mi scontro quotidianamente con dei dati impietosi, no? Pensate che nel 2021 soltanto il 20% dei calabresi e dei siciliani, al netto delle attività curriculari, cioè al netto del fatto di aver comprato un libro per un aggiornamento professionale, per il proprio lavoro, solo il 20% dei calabresi e dei siciliani hanno acquistato un libro in contrapposizione, per esempio, ad una provincia autonoma di Bolzano, dove è esattamente l'opposto, dove lì almeno l'80% delle persone hanno acquistato un libro. Eppure voglio introdurvi un elemento che pochi conoscono, perché pochi sanno che nella storia dell'umanità i primi libri, non solo in Calabria, ma in pochissimi posti, fra cui la Calabria, sono nati i primi libri della storia, che non potevano essere fatti di carta perché non erano ancora stati inventati. Penso che quasi tutti voi conoscerete il sito preistorico che noi abbiamo qui in Calabria, Papasindero. Ci sono delle rocce dove ci sono disegnate delle scene. Quello è un libro di 15.000 anni fa, quando ancora probabilmente il linguaggio non era stato ancora codificato. E io mi immagino in mezzo a quelle rocce un maestro, quelle sono scene di caccia, e quindi mi immagino questo maestro che stava mostrando i libri ai propri studenti proprio sulla caccia. Allora vedete, ci sono questi alti e questi bassi incredibili. Vedere tutte queste persone qui stasera mi riempie veramente il cuore, perché è veramente un buon segnale per il futuro dei libri, della lettura, della cultura. Di conseguenza, da editore devo fare anche naturalmente il mio mestiere. Non potete tornare a casa senza una copia di questo splendido volume, approfittando anche della presenza del professore Pucci, di Eugenio Medaglia, raccogliendo magari anche una bella dedica. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie Marco. Allora, se c'è qualcuno che vuol conoscere, qualcuno del pubblico che ha in testa una curiosità inevasa, una domanda su cui non ha ottenuto risposta, eccetera, brevemente noi possiamo, io o lui, dare risposta a chi ha una domanda da fare. Tonino, non è una domanda. Una domanda. No, non è una domanda. È una considerazione. È una considerazione. Intanto devo ammonire il tavolo della presidenza per non aver detto alcune cose, ovviamente in termini ironici, in termini poco seri. Sulla rilegatura, sulla forma, sulla formattazione del vocabolario, che non è un piccolo vocabolario, ma è un grande vocabolario. Il termine mi lascia un po' da desiderare, ma è uno dei difensi. Io ovviamente eredita, io credo che eredita il titolo del primo volume, e quando si è trattato di scegliere il testo, a cui in qualche modo ho contribuito
nelle file secondarie e terziarie del lavoro, mi sono preoccupato di dire ma il titolo andrebbe cambiato. Dopo. Il titolo andrebbe cambiato, tolto il termine piccolo e dire vocabolario e lasciare solamente vocabolario del dialetto IRS. Ovviamente gli autori si sono rizzelati di questa mia, diciamo, rimprovero, no Tony, noi dobbiamo necessariamente conservare il primo titolo, l'originale titolo, anche in fede e in memoria di un autore, io lo chiamo Combagatano, che non c'è più. E in questo modo questa giustificazione mi ha in qualche modo soddisfatto. Poi ebbe a ridire anche sulla coreografia del frontespizio, nel senso che si poteva scegliere di fare come si usa fare di solito nei vocabolari, nei volumi che riguardano un vocabolario, una pagina monocolore, senza immagini, che è, diciamo, la forma più idonea, perché i vocabolari tradizionali non hanno fotografie, non hanno immagini, il frontespizio non ha un'immagine. Però in questo caso mi venne l'idea, ovviamente parlando anche con gli autori, di pensare che, essendo un vocabolario di una lingua tradizionale, un resoconto dei termini di una lingua tradizionale, sarebbe il caso di arricchire il frontespizio di questo bel volume con una immagine che in qualche modo ricalcasse l'uso, costumi, tradizione, luoghi ed immagini di Ayer Local. Proposi a Eugenio e a Pietro, e allora, quando parlammo di queste cose, era in vita anche il compianto Giulio Di Malta, appassionato anche lui come me di pittura. Si trattava di scegliere sia chi doveva essere, diciamo, l'artefice dell'immagine, sia anche l'immagine stessa. Poi sfortunatamente capitò che Giulio convolò in altri libri e rimasi io, per cui si decise di pubblicare un mio quadro nel frontespizio. Il quadro che cosa rappresenta? Il quadro rappresenta un'immagine rielaborata dal sottoscritto del castello di Aiello, e riprende una immaginazione di una vecchia tradizione aiellese, che erano i soliti picnic che si facevano soprattutto nei periodi pasquali nelle località di montagna e anche in tempi passati sull'altopiano del castello. Quindi è un'immagine, tant'è che si chiama proprio Picnic sotto il castello, che è un quadro del 2018, di qualche anno fa. Devo stringere. Dico solamente altre due cose che non hanno detto, che io mi onoro di dirlo. La nascita di questo volume ha un periodo incubatrice e un parto. Il periodo di incubazione e il periodo del parto hanno avuto lunghi periodi. L'incubazione ha avuto un periodo di una decina di anni, il parto di 6 o 7 anni, anzi non meno di 5 anni, perché questo volume doveva uscire già addirittura 5 anni fa, e che non è uscito per una serie di vicissitudini, tra cui anche la pandemia, che ha in qualche modo 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni ci ha bloccato. Poi fortunatamente Genio è riuscito a trovare il canale per la pubblicazione, e questo parto è venuto fuori egregiamente, è da lodare, da ammirare e da conservare, io ritengo, non tanto come un volume
come tanti altri, ma come uno scrigno, dove in questo scrigno, che è questo vocabolario, è conservato tutta una storia di una grande civiltà come quella AIMS. Grazie. Copertina, hai scritto tu? Tu ci hai scritto piccolo dopo. Perché l'avete voluto voi? Hai scritto tu, che disgraziato. No, ma come? Hai fatto tu? Se qualcuno che vuole fare qualche domanda, non interventi, domande, domande e risposta. Se vieni qua e vieni. Domanda. Non vuole parlare col microfono. Non vuole parlare col microfono. Ti risulta se siano più numerose le discendenze greche o latine nel tuo vocabolario? Dopo, le discendenze latine sono di più, perché è la lingua più vicina a noi, però probabilmente molte parole latine provengono dal greco. Per esempio, faccio un esempio, io quando hai parlato di Cantaro hai detto che proviene dal greco Cantaros, no? Però anche il latino tiene Cantarus. Quindi a noi la parola arriva dal latino, però è più antica quella greca e secondo me vale quella greca. Questa è sempre stata una storia di lana caprina, dal latino viene dal greco. Io direi che come regola bisognerebbe considerare la lingua prossima dalla quale noi abbiamo, e quindi dovrebbe essere il latino. E poi diciamo la verità, la nostra è una lingua prelatina, non è. Grazie. Professore Perardella vuole fare una domanda? Una domanda veloce. Una domanda veloce. Da Caio stai gelato. Stai grisando. Ecco, mi hanno messo proprio un cazzo. Sono giovane. Una domanda. Buonasera, io sono una parola brevissima. Innanzitutto anch'io ho pensato che quel piccolo vocabolario è il segno dell'umiltà e della modestia degli autori di questo libro meraviglioso. Ho detto che non è completo, quindi diciamo piccolo e ci troviamo. E questo è vero, perché chiaramente il terreno nel quale scavare è ancora molto ma molto profondo, quindi chiaramente non è sicuramente esauriente, quindi andare oltre. Però è un gran lavoro, perché io conosco gli autori di questo libro. Innanzitutto la sua affidabilità, Gaetano Cucciniglio, come dire, per il mestiere che ha fatto nel corpo forestale dello Stato, è stato a contatto quotidiano con il mondo del precentrato forestale, per cui veramente vedeva con questa gente che parlava il dialetto originario senza che avesse subito trasformazione dietro l'influenza della lingua sempre più parlata dalle lingue delle sponde. Quindi chiaramente è originario. Poi il professore Pietro Pucci è nato come professore di matematica, quindi mi garantisco che non è solamente professore di matematica, mi garantisco per esperienza personale
E poi mia madre, quando io andavo a fare la terza media, mi hanno mandato da noi, perché in questa sera allora si faceva la sintassi dei casi. Quindi per fare male non mi facesse difficoltà nelle persone che mi hanno mandato la strada da noi e conoscere perfettamente cosa non conoscere le madre. E mi ha dato proprio già questa sera per nel suo intervento. Poi Eugenio ha una cultura umanistica classica fatta presso scuola di alta culturale il lavoro profondo che ha fatto posso pure io commentarlo perché ogni tanto mi chiamava e mi chiedeva il parere su qualche parola, sulla legge di qualche parola eccetera, quindi chiaramente è stato questo lavoro è veramente frutto di un lavoro approfondito, appassionato e competente. Quindi veramente adesso si rispecchia l'originalità della ILS, di quelle che noi chiamiamo oggi noi la ILSità. Grazie per questo. Mi ha fatto ricordare quando io e Giovincello impartivo lezione di latino. Però per un'estate intera io non sono riuscito a farti fare un errore. Studiavo meticolosamente le regole, le complicavo per farlo cadere in errore. Non ci sono riuscito per un'estate. Grazie. Se ci sono, c'è Luigi che vuole fare una domanda. No. Tutte le domande non ce ne sono. Poiché ho vissuto in prima persona la stesura della prima parte, della prima volta del piccolo vocabolario, e non vi racconto le telefonate fra Giulietto e Gaetano. No, volevo dire solo un aneddoto strettamente personale e ve lo rigiro anche a voi. Quante volte vi rivolgete ai vostri figli in dialetto? Mio nipote Luigi, vi racconto il mio personale, mi dice: papà è arrabbiato. Io gli dico: Luigi, perché? Perché mi sta parlando in dialetto. È la verità. Perché mi sta parlando in dialetto? Papà è arrabbiato. La moglie è catanese. Quando è arrabbiata si rivolge ai figli in dialetto e loro si mettono subito sull'attento. Ritornando al discorso del professore Gualasci, che diceva: noi l'abbiamo perso, lo stiamo perdendo, però nei momenti di rabbia, nei momenti lo tiriamo fuori. Grazie. Nei momenti di rabbia emerge. Il signore è qua. Avete capito? Avete capito? È un po' debole di cuore. È un po' debole di cuore. Prego. Nei momenti di rabbia. Nei momenti di rabbia non ci dovete intervenire gli aletti. Il dialetto interviene ogni qualvolta c'è da dire una cosa con immediatezza e soprattutto con efficacia. E quando uno deve dire una cosa con immediatezza ed efficacia, l'unica cosa è il dialetto. E io dicevo l'altra volta, quando io racconto una barzelletta a mia moglie, lo faccio in italiano, no? Mia moglie si limita a abbozzare un sorriso, come dire, ecco, come faccio dire proprio in eletto. Si sì, c'ha conto in dialetto, è risato arrivare all'interno. Quando parlo in dialetto lo faccio con immediatezza, con spontaneità e soprattutto con efficacia. Altre domande? La domanda? I dubbi sono chiariti, è già una cosa. Allora, siccome ho sentito a Luigi, anch'io ho un aneddoto con mia nipote, perché lei è andata in Inghilterra e quando andava alla scuola
per l'infanzia parlavo l'inglese, i compagni sa parecchio. Adesso trovo in Germania e sta imparando il tedesco. L'altro giorno a tavola, senza che nessuno aveva preparato qualcosa, ci ho detto: Rita, ma tu sai parlare in Germania, cosa si parla? Tu sai parlare in tedesco, in Inghilterra, in inglese, in italiano, e lo so, lo so. E dico una cosa, ti ho detto, l'inglese lo sai? Non ho dimenticato la parola, cosa ha detto, aspetta che mi viene in mente. Allora, l'inglese lo sai? Bravo, mi ha detto. Hai trovato perché me ne vado impressa di più. Però volevo dire anche un'altra cosa. Io quando andavo alle scuole elementari, se dicevo una parola in dialetto, il giorno dopo dovevo portare le ceniere. È vero? Che poi alla fine dell'anno ne mangiavamo, insomma. L'ultima cosa, non più di 30 secondi. Io sono cresciuto proprio in una pergola dove, con mia zia, perché mia mamma lavorava, con mia zia Teresa, che faceva, lavorava al forno, a parte taralli, a parte del forno c'era la colara dove bollivano i sofonielli, E a proposito, mi volevo un'altra, sai quando? Quando hai parlato dell'asca, che poi con un altro vocabolo, magari se non c'è, ce l'aggiunterai alle prossime edizioni. Allora, si prendeva l'anno del forno perché un fumiere poi doveva essere impugnato, doveva essere tagliato a pezzettini, faceva le molliche, non ci si è allevato, non ci faceva la soppa, tutte le sigle. Comunque, dopo che si faceva il fumiere, non è atturato, perché la cosa non c'è parentesi, no? Non stasera a casa, non potevo parlare con te. Comunque, va bene, atturrava i diretti, atturrava, però il fatto che non veniva, mica c'era un guasto, no, forse c'era anche il bollo, no, il bollo forse sì, ma si metteva in legno, tra le quali l'asca. Mia zia mi diceva a me, a fre, pigli l'asca, dai, attizzare un fuoco, però un tagliare con la regna, perché l'asca non era un legno mucinato. A mia nonna facevano pure un arca, perché non c'è l'unica, a regna. Vabbè, scusate se mi sono permesso, se vi ho scocciato, perdonatemi, grazie. Grazie a tutti, buona serata. Non te ne andare, per favore. Veramente, posso, io avrei dovuto presentarmi così. Sono Alfredo Aloisio, ma per gli amici sono Carmine Pirone, che è un personaggio nato e inventato da Mario Pucci. Caro Alfredo, permettimi di leggerti una... Allora, c'è una voce che si chiama proprio Carmine. Naturalmente non è proprio. Carmine. Diminutivo Carminino, Carminuzzo. Espressione tipica, non so, Omar Onnero Carmine. Veramente, ma Omar Onnero Carmine è più un'espressione napoletana. Ma noi ce ne siamo ancora, Omar Onnero Carmine. Carmine però. Ah, è ricca, noto personaggio delle romanze aiellesi,
scritte da Mario Pucci e recitate dagli artisti della Lacchia durante i festeggiamenti di Carnevale. A tale proposito, ricordiamo Carmen Pirone alla caserma, Carmen Pirone alla posta e Carmen Pirone al comune, che ebbero grande successo popolare. Carmen Pirone era interpretato dal nostro simpatichissimo concittadino Alfredo Aloisio, che è morto l'altro. Hai capito, professor? Io non devo fare lo stesso, però volevo. Però, ma, se non mi scoccio, devo raccontare una cosa che non devo raccontare. A proposito della farsa fatta in piazza, che io dovevo uscire con sopra l'asino, dove alla capezza dell'asino c'era una cordicella, alla fine della cosa c'era un cagnolino. Io avevo un panaro, tutti in cianuaglio, tutto vero, tutto vivente, dico vivente. Allora noi ci vestivamo dove? In tra, lei per la gabbia, italiano, nello bagno pure, ne vestivano lo mashroom allo salone. Allora io dovevo uscire in un secondo momento, perciò la scena e la farsa era già iniziata. Perciò tutti gli attori, quelli che abbiamo fatto le prove, erano già sul palco. Io ero rimasto solo in canoa su. Un giuccio era tutta la ruota, a 5 metri. C'era Alfredo Ianni che mi dava una mano. A un certo momento, io avevo tutto lì dentro. Un giuccio no, perché un giuccio era... Devo avere un cane e un cane. In suo panale, ma ancora non avevo salutato, era in terra, ma tenevo il cane con il aglio, e io con un pirone non ci vuole più, con un pirone, che le pinne che giravano nel cane dell'altro, che le pinne, poi vengono da freddo, io non ho un pirone tu, io non vieni, vieni, e mi sono presentato, sono un ciuccio, perché dovevo pagare la posta, a me pagare la pensione. Vabbè. Ho finito, grazie. Ah, una domanda. Una domanda. Su questo volume c'è la parola Zillandri, perché è venuto in mente mio marito ricordando un caro amico, Saretta. Zillandro. Zillandri. In Zillandri erano i nipoti di Mazzitura. E la domanda è... Siccome le parole ricordano emozioni, le ricordiamo anche. Guardate, non è completo, perché mancano le cose. Però non ti fatemelo dire, è una bella e nutrita raccolta di vocali. Il Dante c'è noi. C'è noi. Allora, permettetemi, direi, siccome c'è stata una domanda per dire, devo sapere il gruppo. Io devo leggerla e poi ho finito perché la voglio leggere, la parola gruppo, vediamo cosa dice, leggere il vocabolario va pure. Allora, gruppo, noi giù, sai, una cosa che se non mi serve, ancora mezzo. Gruppo, non ci sono dubbi che significa pioppo. Però in dialetto significa anche io, me medesimo, io me medesimo. Questo viene usato in modo scherzoso per rafforzare la nostra mania di protagonismo e per accentuare i nostri meriti. Poi ci sono frasi d'uso, come lo dico. C'è una parolina. Tu ne sbalanci il culo tutto il giorno. Chi lo lavora da mattina alla sera? Chi ne fa tutte le imbasciate? Chiunque è solo chiunque, non ci fosse chiunque, un poverello voi. E non lo so, ho risposto a voi.